L'attenuazione dei rincari dei buoni pasto, come aveva annunciato il sindaco Maurizio Brucchi, potrebbe slittare al nuovo anno. A rilanciare la polemica sulla questione che ha scatenato la protesta del Comitato delle Mamme e dei Papà, che giovedì è piombato in Consiglio Comunale, è il Partito Democratico. Si tratta semplicemente di un contentino che è assolutamente insufficiente, soprattutto se lo inseriamo nel quadro delle azioni che questa amministrazione ha svolto in questa prima fase in relazione alla riduzione delle spese e dell'aumento delle tasse. Noi abbiamo una situazione in cui l'aumento delle spese nel nostro comune è decisamente sproporzionato e contestualmente un incremento delle entrate che sta indebolendo fortemente le famiglie. Di fronte a questa situazione, la scelta di questa amministrazione, la scelta prioritaria politica di questa amministrazione, è stata quella di ridurre e tagliare sensibilmente i servizi ai cittadini, soprattutto i servizi che vanno e che andavano e che vanno a tutela delle famiglie, famiglie che sono state peraltro colpite anche da un incremento significativo della tassazione, prima su tutte la TASI, che in questi giorni i nostri cittadini stanno pagando. La scelta di aumentare il costo del buono pasto sui cittadini, sulle famiglie è assolutamente inaccettabile, proprio se rapportata alla scelta di questa amministrazione di non decidere di ridurre le spese della politica, i costi della politica, quindi di ridurre il numero degli assessori, di ridurre le indennità degli assessori. Io credo, l'abbiamo sempre detto, che questa amministrazione non è credibile nei confronti dei cittadini, perché fa delle scelte che vanno a penalizzare tutti i cittadini, in particolare le famiglie più numerose, e non è in grado di programmare delle scelte razionali di razionalizzazione della spesa pubblica, in particolare della spesa politica. Noi crediamo che questa amministrazione stia navigando veramente a vista, che sia in grande difficoltà, abbia completamente sbagliato le scelte politiche volte a risolvere una situazione di emergenza, che è stata prodotta però da questa stessa amministrazione, perché nei 5 anni precedenti hanno governato loro.